Amore, vuoi fare un saluto in video? Hola, guapos. Come vi sarete abituati guardando le mie svariate recensioni del venerdì, comincio le mie recensioni con degli sproloqui sulle cose che mi stanno sul culo del cinema mainstream. Ma oggi mi va di cominciare il mio sproloquio raccontandovi com'è stato andare al cinema a vedere Ghost in the Shell. Io vivo in un paesino un po' della minchia, sperduto in campagna, quindi io, il mio ragazzo e altri due amici siamo andati in città, che anche quello è un poco della minchia in campagna, solo un po' più grande rispetto a quello dove sto io, e con ben due cinema. Minchia! Andiamo lì tutti contenti, felici, yeah, andiamo a vedere Ghost in the Shell! Arriviamo sul posto e scopriamo che proprio quel giorno avevano tolto Ghost in the Shell per mettere Fast and Furious 8. I ragazzi sono entrati lo stesso ed erano tipo abbastanza confusi perché erano tipo, ma dai, magari l'hanno messo in sala 2 Ghost in the Shell, boh, mi sembra strano, infatti non era in sala 2. E ho detto, raga, guarda che non dobbiamo per forza pagare solo perché siamo entrati, non è obbligatorio, possiamo andare via. Quindi siamo andati via, ci siamo fatti un'ora di macchina per andare in città vera dove c'è il multisala. Siamo arrivati lì tipo alle 10:30. Abbiamo preso un gelato. Io ho preso il gelato, me l'hanno offerto perché sono la femmina e quella piccola, quindi mi faccio offrire le cose. Che schifo. Siamo entrati al cinema, abbiamo preso i biglietti, abbiamo preso i popcorn, ci siamo messi a chiacchierare perché il film cominciava tipo alle 11, quindi avevamo ancora mezz'ora da aspettare. Quando mancavano più o meno un quarto d'ora, 10 minuti, ci siamo messi davanti alla sala ad aspettare. E ci siamo fermati perché c'era un cartello sulla porta con scritto proiezione di un film in corso, per favore non disturbare. Quindi ci siamo seduti ad aspettare a non disturbare. Mi stavano prendendo un po' le paturnie perché mancavano 5 minuti all'inizio del film e ancora le porte erano chiuse e mi sembrava strano che il film di prima non fosse finito. Quindi i miei amici vanno lì, provano ad aprire la porta e non ci riescono. Io tutte le paranoie. Quindi uno dei miei amici è andato a chiedere ai tipi, i tipini, no, che lavorano al cinema, non so se hanno dei nomi precisi. Sì, ovviamente hanno dei nomi di battesimo, ma non so se il ruolo di lavoratore del cinema ha un nome. E torna tutto mesto, tipo imbarazzatissimo, non dice niente, si avvicina alla porta, gira la maniglia e la apre. Presente la cosa quando c'è scritto tirare e tu spingi? Questa è una spanna sopra, è un livello di trashume superiore. Fine dell'introduzione. Ghost in the Shell, film del 2017, remake americano di una serie di film anime giapponesi tratti dall'omonimo manga di non mi ricordo chi, perché non l'ho letto. Ho visto uno dei film e questo qui, no, del 2017, è praticamente un, non voglio neanche dire remake o live action, trasposizione, è un copiaticcio di alcuni elementi, di alcune scene, dell'idea generale di questo personaggio che è un robot, ma ha una coscienza umana. Tutta questa idea di questa società in cui ci si possono impiantare parti meccaniche e si sta cercando di elaborare, di creare questo robot perfetto con una coscienza umana, un superuomo o una superdonna, riprende molto Blade Runner, quindi il libro, ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick. E nel film è assolutamente palese perché la città in cui è ambientato è praticamente una versione più luminosa di quella ideata per Blade Runner, è la versione americana di qualcosa di in realtà molto bello perché il film giapponese è in linea con l'estetica giapponese. L'estetica giapponese prevede dei lunghi momenti o di silenzio o di stillness, che in italiano non si dice fermezza perché fermezza vuol dire quando sei deciso delle tue idee, di immobilità. Ci sono delle lunghe scene in cui non succede niente, si sentono suoni, si vedono posti, ma l'azione è assolutamente inesistente. Questi sono tutti rimandi all'arte tradizionale giapponese che prevedono che la figura, appunto, protagonista della scena sia solo una minuscola parte di essa, che sia un panorama o un ritratto. Le cose, i posti e le persone saranno sempre minuscoli rispetto al vuoto che le circonda. E nei film giapponesi questa cosa è molto spesso presente. In questo anime lo è una cosa che io apprezzo tantissimo. Ha una colonna sonora meravigliosa,
con dei suoni estranianti. Ci sono dei momenti in cui non si capisce se è uno shamisen, se è una voce, se è un rumore creato al computer. Bellissimo, una cosa alienante. Minchia, spaventosa. Io dico alienante e minchia a distanza di 0.2 secondi. Yes. Essendo il nuovo Ghost in the Shell un film americano, non rispetta assolutamente questa estetica giapponese, perché risulta strana e potrebbe anche risultare fastidiosa ad un pubblico abituato a vedere film alla Fast and Furious. Ultimamente sto riflettendo molto sul fatto che i romanzi per ragazzi, gli young adults, siano così insipidi, perché sono scritti da gente cresciuta a pane, Nutella e film americani. I film americani sono impacchettati, in un'ora e mezza tu devi vedere 837.000 cose. È una cosa che ti manda i neuroni in melma, perché è una continua valanga di stimoli che o spegni il cervello veramente o ti si squaglia. Sono sovrastimolanti, ma nel senso sbagliato, perché sono azione dopo azione dopo azione dopo azione, non sono pensiero dopo riflessione, dopo critica, dopo satira. Questo è un tipo di sovrastimolazione che stimola. Quello americano è un tipo di sovrastimolazione che ti rincretinisce. Poche palle. Quindi Ghost in the Shell è un bellissimo film d'azione. Effetti speciali strafighi, i robot sono una roba allucinante, le scene di lei che ha le allucinazioni sono strabelli, e appunto, spegnendo il cervello, è un film gradevolissimo. La storia è bella, ma confrontandola con quella originale c'è un elemento che mi ha dato tantissimo fastidio. Io non so tutto di Ghost in the Shell originale, non ho letto il manga e ho visto solo un film. Ma il fatto che l'antagonista nell'anime è un'entità, non sappiamo nulla, sappiamo che è un esperimento, non si capisce se è un'intelligenza artificiale, se prima era una persona. In questo momento sta usando un robot con delle fattezze femminili. Nel film americano è Michael Pitt. Quanto non mi mancheranno le sirene dell'ambulanza in ogni mio singolo video. Nell'anime la presenza di questo antagonista è assolutamente interessante, perché è l'antitesi della protagonista, che rappresenta la giustizia, mentre esso rappresenta il caos, la rivoluzione, l'anarchia, il cambiamento, ma allo stesso tempo esso la stimola, le stimola delle riflessioni. Lei, nell'anime, è molto filosofica. Lei non fa altro che chiedersi: ma cosa ci rende umani? Qual è la differenza tra l'intelligenza umana e quella artificiale? Cosa ci rende veramente delle persone? Io sono una persona? Nel film americano, invece di buttarla sulla filosofia, l'hanno buttata sul sentimentalismo, perché lì il nemico che in realtà non è nemico, perché per quanto possa rappresentare un pericolo, le stimola delle riflessioni e dei ricordi, perché nel film americano loro due, prima di diventare Ghost in the Shell, erano rivoluzionari insieme, erano, diciamo, alleati. Mi ha dato molto fastidio perché in questo modo trasferiscono il dilemma che è in lei in loro. Si crea un loro. Eventualmente in alcune persone del pubblico si potrebbe stimolare una ship, nel senso che molte persone probabilmente avranno detto: oh, loro due secondo me sono una bellissima coppia. No, no, per favore, vi prego, no! L'idea di base di questa storia non è sentimentale, è ricollegata alla domanda fondamentale: chi siamo? È filosofia pura, trasposta in un mondo fantascientifico, che quindi è stimolante perché la fantascienza, scienza fantastica, è collegata al bisogno e alla capacità dell'uomo di manipolare la realtà. Ma perché abbiamo questo bisogno? E qua si ricollega tutta la filosofia, è qua che Asimov spacca la faccia, Philip K. Dick e tutti gli altri, almeno quelli che hanno usato la fantascienza
come stimolo filosofico e non solo come piu piu raggi laser. Asimov ha spaccato la faccia con le leggi della robotica e tutto il resto perché riguardano quella labile separazione tra il genio e la follia di una persona o un'associazione, corporazione che è riuscita a cambiare il mondo talmente tanto da essere assimilabile ad un dio. L'uomo che crea un robot è Dio che crea l'uomo 2.0. Voglio dire, è una figata la fantascienza filosofica. È una cosa superiore, bellissima. E in questo Ghost in the Shell del 2017 non c'è assolutamente, perché in lei il dilemma non è cosa mi rende umana, ma chi ero da umana? Che è una domanda tangibile, la filosofia non è tangibile, la filosofia è labile, la filosofia è ovunque, il passato è scritto. Lei era la tal persona che viveva nel tal posto, frequentava le tali persone, quindi da una parte non ha valore, perché ha valore solo per lei, a meno che io non sia la sua migliore amica, non me ne frega una sega. Se invece un film mi fa riflettere sul chi sono io e cosa mi rende umana, fa riflettere me come fa riflettere chiunque. Non c'è bisogno che io e il personaggio che mi dà questo stimolo abbiamo un legame. Anzi, mi viene da chiedere quale potrebbe essere il mio legame con lei. Siamo entrambi umani e io sono più umana di lei. Perché lo sono? Perché non lo sono? Cioè, fa venire i brividi. Da qui il titolo Perché odio i remake. I remake americani ricreano quella situazione scolastica in cui ti spacchi il culo per fare una versione di greco, ci metti 4 ore il pomeriggio, ti escono i neuroni dalle orecchie, ma alla fine riesci a fare una cosa dignitosa. Arrivi a scuola e tizio ti chiede: oh, non ho avuto tempo di fare la versione di greco, me la fai copiare? E tu, che te ne frega, gliela dai. Lui la ricopia cambiando 2 o 3 parole per non far vedere che è letteralmente copiata. Tu prendi 7 e lo stronzo prende 8 e mezzo. La fatica dietro Ghost in the Shell è durata anni, perché prima c'è stata la pubblicazione del manga e poi i vari adattamenti in forma animata. Quindi lavoro di tantissime persone per tantissimo tempo, tantissimo studio per riuscire a trasmettere questo messaggio filosofico in una maniera estetica adeguata. Il film del 2017 è stata una questione di trovare un cast di spessore, le tette della Johansson sono lo spessore, fare degli effetti speciali fighi e distribuirli in tutto il mondo. Da questa parte c'è stato l'impegno, da questa parte c'è stato il big money. Questa parte ha preso 7, questa parte ha preso 8 e mezzo. Non da parte mia, naturalmente. Non è da me dare voti perché non ho nessuna scala di giudizio universale. Se dovessi dare a Ghost in the Shell un voto come film d'azione a sé, gli darei sì, anche 8 e mezzo, 9. Se gli dovessi dare un voto come remake, gli darei 5, perché l'originale è assolutamente superiore. Se gli dovessi dare un voto come film assoluto, estraneo da tutto, per il mio gusto, non glielo darei nemmeno 5. Poi dipende anche dall'umore, non sono dell'umore. Quella sera ero tantissimo dell'umore perché ero con i miei amici, mi stavo divertendo come una deficiente, quindi gli avrei dato anche un bel 7 pieno. Ah, vedi, anche questa è una cosa labile, la filosofia dei voti. Non esiste un giudizio assoluto per i voti, a meno che non fai un test vero o falso. 10 domande e per ogni errore togli un voto. Ma comunque non stai valutando l'intelligenza vera di una persona, stai valutando la sua memoria o il suo culo, perché comunque vero o falso è una questione di 50-50, e se hai culo magari ci becchi. È sempre molto difficile per me rispondere alla domanda: lo consigli? Lo consiglio a chi gli piace quella roba? È ovvio che a un fan di Fast and Furious non gli vado a consigliare Tarkovsky, però se mi chiedi lo consigli Tarkovsky, certo che lo consiglio, a chi piace glielo consiglio. Sì, che è guapos, grazie per esservi interessati alla mia opinione, ricordatevi di seguirmi da tutte le parti nel link che vi linko, ci vediamo martedì con la mia lezione sul codice Hays, che è una bruttissima cosa ma spiega tantissimissime cose nel cinema americano. E venerdì prossimo, se tutto va bene, perché giovedì mi trasferisco di nuovo, ullala, con la mia recensione di una cosa super trash che ho appena visto e devo condividere perché era veramente
la meglio merda ai livelli della croce dalle sette pietre. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, quello di Her Poison Veil che mi fa le colonne sonore, di guardare i video che ho combinato ultimamente e di non dimenticarvi mai di spegnere il gas dopo aver cucinato, perché è roba che morite e non è bello. Love you, bye!